Oggi pensiamo alla nostra mamma. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un nuovo video dedicato alla festa della mamma. Un video che comunque può essere dedicato anche alla festa del papà o alla festa degli amici, perché la stessa idea può essere declinata in 2000 modi. Infatti faremo le calamè e te, delle calamite, calamete, che trattano di due soggetti, me e la mamma. Quindi oggi io farò quella mia e di Enzino, naturalmente. Sarà un modo carinissimo per festeggiare in maniera originale la festa della mamma. Andiamo a preparare le calamette. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre calamite. Le calamite, ritratto, mamma, figlio, le calamè e te. Allora, innanzitutto ci occorre una pallina di polistirolo dal diametro di 7 cm. Io l'ho scelta, voi potete sceglierla del diametro che meglio preferite. Se non trovate le palline di polistirolo, potete anche farvi i calchi in gesso delle mezze sfere. Per dividere la pallina da polistirolo, io userò l'attrezzo appunto per tagliare il polistirolo. Se non ce l'avete, usate un tagliabalza, va bene lo stesso. Poi una gomma, una matita, dei colori acrilici, qualche pennello, due calamite, una per mamma e uno per figlio, un paio di forbici, dei pezzettini di carta, un foglio di carta o dei post-it, è lo stesso. Io userò una fustellatrice per crearmi dei piccoli cerchietti. L'attacca tutto, la block. Quindi del foamy bianco e io ho anche del foamy giallo per i capelli. Voi prendete il foamy del colore dei capelli della persona, delle persone interessate. Naturalmente io e Enzo siamo biondarelli, quindi useremo il foamy giallo. Ci occorreranno inoltre un bicchiere con un po' d'acqua, un altro bicchierino dove stemperare i colori e una penna nera che scriva sul foamy. Potete usare o quelle per i CD o le Pilot o queste con la punta di inchiostro gel. Insomma, è facile da trovare come penna, scegliete quella che avete. Poi, naturalmente, per modellare il foamy, un immancabile ferro da stiro e mi raccomando, ben caldo al massimo, mi raccomando, tenetelo lontano dalla portata dei bambini. Cominciamo subito. Ok, come prima cosa tagliamo in due perfette metà la pallina. E più o meno ho fatto le due metà. Per la faccina del bimbo, invece, ritaglio ancora più in là la circonferenza perché, essendo più piccola, creo appunto una faccetta un po' più stretta e un po' più bassa. Quindi taglio per la mamma al centro, poi dopo aver tagliato al centro anche il bimbo, faccio un altro taglio più avanzato ed ecco qui il nostro risultato, mamma e bimbo. Sembrano uguali, ma vi garantisco che una è più piccola dell'altra, di poco, ma si vede. Adesso proseguiamo. Come prima cosa voglio colorare il mio foamy che ho comperato bianco. Prendo i colori acrilici, prendo del rosso, un po' di ocra, pennellone grande, molta acqua. Ottenuto il color carne, lo stempero molto con l'acqua, molto molto molto, e quindi passo sul mio foamy leggermente, così, giusto a dare un colorito. Questa cosa che il foamy si lascia colorare è troppo troppo carina. Naturalmente lavoratelo con trasparenze di colore, non andate volendo, potete anche andare a coprire del tutto. Io invece sfrutterò il bianco di fondo e lo lavorerò con trasparenze di colore. Ok, fate un pezzettino così quadrato per la mamma e un pezzettino sempre quadrato per il piccolino, per il figlietto o la figlietta. Allora, disegniamo la circonferenza della semisfera, così che abbiamo un'idea di quanto grande debba essere il faccino. Quindi disegniamo un bel sorriso, uno e due, un bel nasino,
e dei begli occhioni. Uno, eccolo qua, il mio pupetto. Ancora da perfezionare. Ora facciamo me e ci mettiamo a ridere. E questa è la mia faccia, mi somiglia, uguali uguali, sembro un po' Clarabella, un po' non lo so, ma non ce lo domandiamo noi questo. Perché vi ho fatto disegnare sulla carta? Perché sulla carta si possono correggere gli errori, mentre sul foamy ne rimane traccia. E allora, per trasferire adesso questa immagine, non ci vorrà altro che la nostra fida matita e la nostra cartina. Noi poggiamo la carta sul nostro foglio e con la matita da dietro ripassiamo su tutto il nostro disegno, voilà, e poi anche con la gomma, voilà, e togliamo. E non so se lo vedete, ma stampato sul foamy rimane l'orma di quello che abbiamo disegnato sul foglietto. Così qui riserviamo tutti gli errori, i ripensamenti, le idee che poi vengono e vangono, mentre qui siamo sicuri di fare un lavoro deciso e perfetto, proprio come lo vogliamo noi. Prendiamo un pennellino sottilissimo e facciamo i particolari, gli occhi marroni. Per quanto mi riguarda, potreste colorarlo anche con gli Uniposca, io oramai vado tutto di acrilico, eh? E voilà, bocca e occhi. Adesso prendo la fustellatrice e faccio due tondini, uno e due, due tondini così, che metto da parte. Prendo la mia penna e comincio a ripassare tutto il disegno. Rifatta la prima faccina, facciamo anche quella di Enzino. E anche Potello è bello e fatto. Poggio la pallina sul mio foamy e ritaglio un cerchio un po' più grande della circonferenza della pallina, di circa un centimetro e mezzo, tanto poi il disavanzo possiamo ritagliarlo successivamente. Adesso prendo il mio caldo ferro da stiro e metto su la faccetta di Enzo. Perfetto, lo prendo e lo adatto alla mia sfera, ok? E allora cosa faccio? Prendo la colla, questa colla non andrebbe neanche bene per il supporto che sto usando perché a base di acetone scioglie un po' il polistirolo, ma sinceramente credo che un breve incollaggio lo regga, un incollaggio così semplice. E allora è incollo e perdo un po' di tempo a far aderire ben bene, guardate che non è una cosa semplicissima, la colla al foamy, così, togliendo tutte le grinze, tutto quello che non mi va da vedere, rifilando il foamy lì dove è necessario. Se c'è qualche grinza, riservatela per la parte di sopra, perché quella sarà la parte coperta dai capelli. Quindi cercate di stirare invece molto bene i laterali. Fatto lui, passiamo alla mamma. A questo punto prepariamo anche i capelli. Allora, con una matita facciamo proprio il tipo di capelli che abbiamo. Qui possiamo essere molto molto liberi, che insomma ognuno i capelli che ha, e poi appiccicarli, veramente si può appiccicarli un po' come ci pare, facciamo tante ciocche, oppure se volete fate un'unica copertura, io preferisco farla a ciocche. Bene, quello che volevo fare tra le altre cose è dare un tocco di arancione ad alcuni fili di capelli, perché noi siamo biondo miele, diciamo così, no? Questo giallo super wow. E allora, i capelli, io faccio tante ciocche e poi do qualche sfumatura colorata, giusto per farli movimentare un po'. Bene, e adesso dopo averli disegnati, ritagliamo le ciocche, così, in maniera molto molto disordinata naturalmente.
Cominciamo ad assemblare la nostra bambolina. Questi che vi sembrano scarti, alcuni lo sono, altri invece sono i capelli che andranno inseriti. Come prima cosa io inserirò nella parte posteriore i capelli lunghi, quelli che dovranno stare, quindi metto un po' di colla, con un po' di velocità andrò a inserire i capellini che poi rimarranno anche nella parte anteriore. E adesso piano piano ricopriamo tutto con i capelli. Non vi preoccupate per le grinzette che si dovessero essere venute a creare, per esempio io ne ho qui, perché poi si possono comunque colmare con un bastoncino e della colla e una pressione. Innanzitutto vediamo ciò che coprono i capelli e poi alla fine pensiamo a coprire le magagne. Piano piano riempio tutta la parte dei capelli, inserendo anche dietro magari dei ciuffetti e componendo pian piano quello che voglio comporre. Anche questo per voi sarà molto soggettivo. E poi ci vediamo alla fine per mettere il nasino. Mettiamo la colla con un bastoncino sul retro del nasino di Enzino e attacchiamoglielo più o meno al centro della faccia. Qui, che faccia da monello! E alla fine, sempre sul retro, con un punto di colla, poniamo anche il magnete, perché ricordiamoci che questa deve pure essere una calamita, oltre ad essere un gioco simpaticissimo. Oh, troppo forte. Eccomi qua. Ragazzi, come vi trovate? Ora vi faccio vedere come rientro le eventuali grinze. Metto un punto di colla su uno stuzzicadenti e poi infilzo di colla lì dove c'è la grinza. E quindi poi semplicemente schiaccio e attendo l'asciugatura completa. Un po' una noia, ma bisogna farlo per un lavoro pulito. E dopodiché vedrete che tutte le grinze, facendo così, andranno via. Ed ecco le calamè e te, mie e di Enzo. Io tengo la calamita di Enzo perché sennò si stacca il magnete, che è ancora fresco, ma in generale uno e due siamo noi e presto saremo sul nostro frigorifero. È bello farsi i regali della festa della mamma da soli, non pensate? Bene, è ancora più bello farlo con i nostri piccolini, quindi lì dove ci saranno anche loro potreste sorprenderli creando voi versione bambolina. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Che carine le nostre calamite, le calamè e te sono delle calamite che vanno in twin e che rappresentano appunto mamma e figlio vicini sul frigorifero, magari a tenere le notizie più importanti. Allora, quando mi è venuta in mente questa cosa, mi è venuta in mente guardando delle calamite a forma di smile. Ho detto sì, lo smile è carino perché con lo stesso principio possono essere fatti anche degli smile, però ho detto lo smile è carino, però secondo me con le facce con le caricature delle persone sarebbero ancora più belle, e quindi ho associato a delle persone che si vogliono bene, mamma e figlio, ho detto le calamè e te sono fantastiche. Io spero che vi piacciono tanto quanto piacciono a me. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Date un grande bacio alla vostra mamma da parte mia, ricopritela di attenzioni non soltanto nel giorno della festa della mamma, perché le mamme sono assai importanti e uno più cresce più se ne accorge, non si sa perché. Io vi aspetto sempre su Facebook, su Instagram, sul blog, il link vi lascio qua sotto, e vi aspetto sempre con Gabriele nel mio secondo canale Due Cuori Una Cappa. Qua sopra trovate il link al nostro secondo golosissimo canale. Invece noi ci rivediamo prestissimo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci a me, a te e alle calamè e te.